detto subito di sì, perché vedere la purezza di questi bambini è uno spettacolo, è sempre bello partecipare a queste iniziative che devono essere fatte costantemente durante l'anno, voi lo fate, quindi sono sempre favorevole a queste cose. Vedere i bambini di questa età fare questo tipo di attività è una cosa che mi piace tanto. Il progetto era nato per far lavorare i ragazzi per il miglioramento della tecnica con il sorriso. Ecco, la ciliegina è che quando i ragazzi ti salutano, sorridono e sono stati bene. Questo è l'obiettivo di questa iniziativa. Poi per quanto riguarda la parte tecnica siamo contenti, perché ora a distanza, dopo 3 anni, possiamo dire che chi ha seguito questo percorso sia durante l'inverno che nel periodo estivo, i miglioramenti, è inutile negarlo, ci sono stati. Quindi un bravo a tutti gli allenatori che si sono alternati a darci una mano, e quindi speriamo sempre di migliorarci prima di tutto noi stessi per poter dare qualcosa in più ai nostri ragazzi. Cordella, abbiamo appena intervistato il mister Felice Mancini, mente della parte tecnica, ma c'è anche la mente della parte organizzativa, e sei tu. Raccontaci di questa organizzazione, di quali erano le aspettative e se sono stati raggiunti gli obiettivi. Gli obiettivi sono stati raggiunti in quanto i ragazzi hanno lavorato, si sono divertiti, hanno appreso quello che è il nostro impegno e la nostra mission, ovvero la parte tecnica. Chiaramente frutto anche di un lavoro fatto durante la stagione invernale, infatti parecchi ragazzi che sono poi venuti qua al camp hanno anche praticato durante la stagione sportiva invernale. Organizzazione perfetta, staff impeccabile, posto stupendo e tanto divertimento e tanta tecnica. I pensieri sono sempre positivi, perché considerando le 3 stagioni fa, cavalcare quindi un'onda di un nuovo progetto sia durante la stagione sportiva sia durante la fase estiva è sicuramente il coronamento di un bel pensiero, di un bel progetto. Poi con la One to One, col camp della One to One, terminiamo anche ufficialmente la stagione sportiva, quindi ci riproiettiamo direttamente alla 19-20. L'orgoglio nostro è quello di essere andati anche nel centro Italia e quindi di poter portare avanti questo progetto, che, come ho sempre ripetuto, non è che abbiamo inventato il calcio o il modo di allenare, è una metodologia dove noi pensiamo di essere stati, come hai detto molte volte tu, dei pionieri, e cerchiamo sempre di curare i particolari, perché alla fine la mission della Pescara Calcio, di tutte le sue iniziative, è quella là di stare sempre un passo avanti agli altri. Le iniziative della Pescara Calcio continuano a crescere, oltre ovviamente a cercare di migliorarsi. C'è quindi anche la Pescara Academy, questa nuova evoluzione del lavoro. Due parole di che cosa si tratta, se mai c'è ancora bisogno di pubblicizzarlo, e come potrebbe essere la One to One integrata in questo nuovo progetto. Siamo sempre in fermento, Ale. La Pescara Calcio Academy, abbiamo fatto una presentazione bellissima al Stadio Adriatico domenica 9 di giugno, e non è altro che un proseguo del discorso sulle affiliazioni integrate in maniera differente, quindi con il supporto, l'aiuto direttamente sui campi dei tutor, piuttosto che organizzazione di stage continui sia a fine agosto che all'inizio di gennaio qui al nostro bellissimo Delfino Training Center. Quindi contiamo di entro il 31 di luglio, date di scadenza, di avere sicuramente un pacchetto di società che entreranno a far parte di questo nuovo progetto. Sicuramente ogni progetto è migliorabile, quindi l'impegno mio e dei collaboratori, di tutto lo staff, è quello di crescere ancora, trovare sicuramente degli arricchimenti per quanto riguarda sia la proposta formativa didattica che quella organizzativa. Poi abbiamo in mente delle cose, ma sarà poi il tempo a svelarle. Grazie alla mente dell'organizzazione, a Spartaco. Grazie. E noi ci vediamo allora per le prossime edizioni. Ufficialmente finisce qui la stagione della Pescara Calcio, almeno sui campi, prosegue con la colonia Sabendo Belvedere sulla sabbia fino al 9 di agosto, lunedì al venerdì mattina e pomeriggio. Chiunque fosse interessato può contattare o Alessandro Febbo, quindi sottoscritto, o sempre Spartaco Cordella. Grazie a tutti e buon proseguimento di estate.